Gentili amici, signore e signori, buonasera. Il concorso Maria Callas Voci Nuove per la Lirica giunge questa sera alla sua terza prova semifinale. Nelle due precedenti serate, che si sono svolte il 3 e il 10 ottobre, abbiamo presentato complessivamente 26 cantanti, che con i 13 in gara questa sera costituiscono il frutto di una laboriosa selezione cui hanno partecipato 242 concorrenti di ogni nazionalità. Il concorso, indetto dalla Terza Rete in collaborazione con Radio 1, ha riscosso finora un vivo interesse da parte del pubblico. Ne sono prova l'elevato numero di cartoline voto pervenute e l'alto indice di ascolto registrato nelle precedenti due puntate. Anche questa sera ascolteremo, ripeto, 13 concorrenti così suddivisi. 5 soprani, 2 mezzo soprani, 2 tenori, 2 baritoni, 2 bassi. A giudicarli e a decidere chi di essi entrerà e parteciperà alla finale del 31 ottobre sarete voi, il nostro pubblico, sia presente nella Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, sia che seguiate la nostra trasmissione, e inoltre la giuria presente, composta da Paolo Grassi, presidente. Giulietta Simionato. Renata Tebaldi. Ettore Campogalliani. Carlo Alberto Cappelli. Giorgio Vidusso. Pierre Colombo. Antonio Beltrami. E Luciano Silvestri. L'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano sarà diretta dal maestro Pierluigi Urbini. E veniamo ora alla prima concorrente di questa sera, Alina Niechkas. Alina Niechkas, soprano. Australiana di genitori polacchi, ha studiato al Conservatorio di Melbourne e al Victorian College of the Arts. Solista per 4 anni al Victoria States Opera, ha vinto una borsa di studio per il perfezionamento alla Scala di Milano. Qui ha esordito nel Tito Maglio di Vivaldi e nella carriera di un libertino di Stravinsky. Per il Callas interpreta Zeffiretti Lusinghieri, dall'Idomeneo di Mozart. Thank you.
Platon Schwetz, baritono. Platon Schwetz, baritono. Platon Schwetz ha 35 anni, è di Leningrado, si è diplomato al Conservatorio della sua città natale, laureato all'Accademia di Belle Arti, vincitore di concorsi internazionali in Italia, ha cantato in concerti sinfonici e da camera in Italia, Unione Sovietica e in Germania, dove risiede. Interpreta Cortigiani, Villrazza dannata, dal Rigoletto di Verdi.
pietà, signori! Pietà, signori! Pietà! Kumiko Yoshi, mezzo soprano. Kumiko Yoshi, nata 28 anni fa a Hyogo in Giappone, dove si è laureata in musicologia. Si è perfezionata in seguito al Santa Cecilia di Roma, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, dopo aver cantato in diverse opere in Giappone e esordito in Italia nella Cavalleria Rusticana. Si presenta con Mon cœur s'ouvre à ta voix, dal Sansone Dalida di Saint-Saëns. Thank you.
E ora la volta di Chu Tai Lee, soprano. Chu Tai Lee è nata a Taiwan, Formosa nel 1953, diplomata col massimo dei voti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha vinto numerosi concorsi internazionali, svolgendo contemporaneamente un'intensa attività concertistica. Si presenta al Callas dai Capuletti e Montecchi di Bellini o Quante Volte.
Giuseppe Costanzo. Giuseppe Costanzo, tenore. Cinque anni di Catania, vanta già un notevole repertorio nei nomi di Verdi, Donizetti e Mascagni. Per il Callas esegue La mia Letizia infondere, da I Lombardi alla prima crociata di Verdi. Petranka Malakova. Nata a Kazanlök in Bulgaria nel 1946 e ora cittadina italiana. Si è diplomata all'Accademia Musicale di Sofia. Ha già svolto attività artistica di primo piano in diversi teatri d'Italia, Francia, Belgio, Spagna e naturalmente nel suo paese d'origine. Già vincitrice di ambiti premi in concorsi internazionali, interpreta per il Callas O mio Fernando, dalla favorita di Donizetti. Ma scusa, che non lo so.
d'onor. No, voi, no essese crorvi, uncir, saprà in brevora che sia la donna che cotanto adora. Thank you.
Come già saprete, il pubblico ha la possibilità di votare, cioè di esprimere le proprie preferenze sui cantanti in gara. I voti riportati da ciascun cantante verranno considerati in rapporto al numero delle cartelline pervenute, cioè ogni cantante otterrà una certa percentuale di voti. Questa percentuale del 20-35-40% andrà a sommarsi al voto espresso dalla giuria presente in sala. Il pubblico per votare deve esprimere 5 preferenze, vale a dire una per ogni categoria. Deve votare cioè per un soprano, un mezzo soprano, un tenore, un baritono, un basso, utilizzando esclusivamente l'apposito tagliando pubblicato a pagina 121 del Radio Corriere TV. Dopo averlo compilato indicando oltre ai nomi dei 5 cantanti anche il vostro, ritagliatelo, incollatelo su una cartolina postale e speditelo alla RAI, Radio Televisione Italiana, casella postale 6666, codice di avviamento postale 00100 Roma. Le cartoline dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9 del 27 di ottobre. L'esito della votazione della giuria più l'apporto delle cartoline voto condurrà alla finale del 31 ottobre i cantanti meglio classificati di ogni categoria. Vi ricordiamo inoltre che chi vota partecipa a 2 concorsi, al Callas in veste di giurato e ad un altro concorso. Scegliete voi l'interprete, che mette in palio 25 premi settimanali consistenti in TV Color, giradischi Hi-Fi, radioregistratori, libri, dischi, musicassette con le più belle incisioni di Maria Callas, naturalmente tra tutti coloro che invieranno le cartoline voto. Ritorniamo adesso alle nostre interpreti e richiamiamo il maestro Pierluigi Urbini. Ascolteremo ora Adriana Morelli, soprano. Adriana Morelli, soprano, nata a Marino 26 anni fa, risiede a Roma. Diplomatasi in canto al Francesco Cilea di Reggio Calabria e anche attrice di prosa. Recentemente ha ottenuto un vivo successo nella Manon de Massenet al Reggio di Parma. L'ascolteremo in Je dis que rien ne me pouvant, dalla Carmen di Bizet. Thank you.
Armando Caforio, basso. Nato a Latiano, in provincia di Brindisi, 33 anni fa, risiede ora a Civitavecchia, laureato in giurisprudenza all'Università di Roma, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, esordito a Spoleto nel Don Carlos, seguito poi dalla Bohème. Vincitore, anche lui come molti altri concorrenti di concorsi nazionali ed internazionali, interpreta ora O tu Palermo, dai Vespri Siciliani di Verdi. Palermo, Palermo, Palermo.
Nazareno Antinori. Tenore, 30 anni, romano, si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma ed ha ottenuto numerosi premi in concorsi internazionali e nazionali. È esordito all'Opera di Roma nella Madama Butterfly e ha recentemente interpretato Rodolfo nella Bohème. Di Puccini interpreta ora Recondita Armonia dalla Tosca. Oh!
Taddei, soprano. Nata a Firenze nel 54, si è diplomata giovanissima al Cherubini in canto e pianoforte. Al suo attivo un'intensa attività teatrale e concertistica, vincitrice a crediti concorsi nazionali ed internazionali, si è perfezionata anche alla Scala di Milano. Si esibisce ora con una pagina di Donizetti, So anch'io la virtù magica, dal Don Pasquale. Thank you.
Franco Scioli, baritono. Franco Scioli, baritono nato a Legnano nel 1955, si è dedicato giovanissimo allo studio dell'oboe e del pianoforte. È passato poi al canto lirico. Ha debuttato alla Scala con i Carmina Burana di Orff. Recentemente ha cantato a Barcellona, Madrid e al Reggio di Parma. Interpreta alla Callas come pari di Vezzoso, dall'Elisir d'amore di Donizetti. Sorprendente, son calante e son sargente, non va bella per resista alla vista. Yeah.
Simone Alaimo, basso. Nativo di Villabate, in provincia di Palermo, risiede a Milano. Laureato in lettere, si è perfezionato in canto al Massimo di Palermo e al Teatro La Scala, dove è anche debuttato proprio quest'anno. Ha vinto una nutrita serie di concorsi e svolto un'intensa attività teatrale. Lo ascolteremo in Non più andrai, dalle nozze di Figaro di Mozart. Andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, la recisetta doncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, la recisetta doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle curvando il riposo, la recisetta doncino d'amor. Belle belle curvando il riposo, la recisetta doncino d'amor. Tra guerrieri può far bacco, grano spacchi stretto a sacco, schioppo in spalla, sabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le neve e i solleoni, al concerto di tromboni, di concaute e di cannoni, quelle palle in tutti i toni, all'orecchio fa fischiar, e non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, e non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Keiko Kataoka. Ora ascoltiamo l'ultima concorrente ed è Keiko Kataoka, soprano. Keiko Kataoka, soprano giapponese di Mishima, si è laureata in canto lirico all'Università Kunitachi di Tokyo. Si è perfezionata in tecnica vocale a Milano. Specializzatasi in ruoli di eroine verdiane, al Callas si presenta con una pagina dell'Andrea Scene di Giordano, La mamma morta. Il bisogno, il pezzo.
L'Orchestra Sinfonica di Milano della RAI è stata diretta dal maestro Pierluigi Urbini. L'Orchestra Sinfonica di Milano della RAI è stata diretta dal maestro Pierluigi Urbini. Abbiamo ascoltato in questa terza semifinale i seguenti cantanti: Halina Niecz-Kasz, Platon Schwetz, Kumiko Yoshi, Chu-Tai Lee, Giuseppe Costanzo, Petranka Malakova, Adriana Morelli,
Armando Caforio. Nazareno Antinori. Marta Taddei. Franco Scioli. Simone Alaimo. E Keiko Kataoka. Congediamo dagli ascoltatori di Radio 1 della terza rete TV e dal pubblico cortesemente intervenuto dando appuntamento a venerdì 31 ottobre, sempre alle ore 20:40, per la serata finale del concorso Maria Callas, Voci Nuove per la Lirica. Votate, ma esprimete una sola preferenza per categoria, seguendo attentamente le indicazioni della Radio Corriere TV. Grazie per la cortese attenzione, buonasera.